Ad oggi sono 250 in tutto il territorio provinciale aretino e per il solo comune di Arezzo 118 le donne che abbiamo accolto nel 2019, ora all'ottobre 2019 sono i dati. C'è da fare questa considerazione che sicuramente c'è tanto altro sotto. Le donne denunciano, ma non ancora abbastanza. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'esperienza aretina del Pronto Donna Centro Antiviolenza è indubbiamente positiva, ma gli strumenti sono sempre pochi rispetto alle necessità. Il sommerso si stima sia addirittura il 90% e abbia ragioni anche banali come la distanza fisica. Importante per esempio è implementare i centri antiviolenza nelle province, nella provincia, nei comuni più lontani, dove le donne, se, altrimenti le perdiamo, vanno allo sportello a bassa soglia, fanno un primo incontro e poi non proseguono il percorso al centro antiviolenza perché è distante fisicamente. Gli enti pubblici possono fare molto nel supportare associazioni come il Pronto Donna e soprattutto a spingere le donne a denunciare e capire che uscire dalla violenza si può. C'è bisogno, come in tutte le cose, per farle funzionare, di fondi. Sono indispensabili e essenziali, anche perché sono associazioni che si mettono a disposizione del territorio, ma hanno bisogno non solamente della presenza delle istituzioni, presenza fisica, ma anche hanno bisogno proprio di un aiuto materiale per poterle far funzionare. Abbiamo delle strutture in emergenza, abbiamo una casa rifugio e strutture di seconda accoglienza per aiutare e sostenere le donne. Negli anni quindi si è strutturata una rete che dà delle risposte importanti alle donne, spesso però non sono sufficienti, c'è da costruire tanto. In questo momento poi di forte crisi economica le donne sono il primo soggetto che vanno sostenute e aiutate, quindi casa e lavoro sono le due azioni più importanti che dobbiamo mettere in campo in un modo strutturato e continuo per dare le risposte, perché più il fenomeno emerge, più abbiamo bisogno di interventi strutturati e continui nel tempo per poter dare poi a queste donne delle risposte pronte ed efficaci. Mi sento di lanciare un messaggio a tutti gli individui, poiché la violenza avviene sotto gli occhi silenziosi di tantissime persone, per cui è un problema di tutti, di uomini e donne, e è una battaglia che possiamo sconfiggere solo con un'alleanza con l'uomo.